Buon sabato a tutti. Oggi è una puntata speciale, appunto, perché è una puntata che capita nel giorno di sabato, come previsto nel quarto comandamento del Signore, quello di santificare, appunto, il giorno di sabato, di osservare questo giorno di riposo. E oggi è sabato 16 luglio, e il versetto che sto per leggervi, come di consuetudine, è un versetto all'interno del libro dei Salmi, esattamente al Salmo 112, è un salmo di Davide, e leggerò i versetti da 1 a 4. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua discendenza. La stirpe degli uomini retti sarà benedetta. Abbondanza e ricchezze sono in casa sua, e la sua giustizia dura per sempre. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Amen, Signore, per queste belle parole che ci hai trasmesso attraverso il tuo servo Davide. Chi osserva i comandamenti di Dio è non solo una persona che prova una grande gioia, questo ci è promesso nel versetto 1, ma addirittura è beato. Quando sentiamo la parola beato, ci vengono subito in mente le beatitudini. Gesù fece un lungo sermone parlando appunto di chi sono i beati, un concetto completamente diverso invece da quello che troviamo nella Chiesa Cattolica, dove il beato è un passo precedente, una tappa precedente a chi sta per diventare santo. Chi osserva la parola del Signore vive bene, perché vive con grande gioia, ed è beato. Questo salmo ci fa comprendere come osservare i comandamenti di Dio è importante per andare avanti nella vita, per in un certo senso avere non solo una vita felice, ma anche una vita piena di soddisfazioni, una vita di successo. La mentalità di oggi, invece, è una mentalità che viaggia in senso opposto. Spesso sentiamo dire che se vuoi andare avanti nella vita, se vuoi riuscire nelle imprese che ti sei messo in mente, devi trasgredire le regole, perché le regole sono un impedimento. Se riesci a sfuggire alle regole, riesci prima a realizzare i tuoi sogni. E viviamo purtroppo in una società senza regole. Tante volte accendendo la televisione, guardando il telegiornale, è oramai notizia di quasi tutti i giorni, scopriamo di politici, personaggi potenti, famosi, che hanno il potere in mano, che sono stati scoperti che hanno fatto le cose in un modo illegale. Qui dice che il Signore promette una discendenza potente, e la stirpe degli uomini retti, cioè degli uomini giusti che fanno la sua volontà, sarà benedetta. Non mancherà nulla nella loro casa, abbondanza e ricchezze sono nella loro casa, ci dice questo nel versetto 3. La luce spunta nelle tenebre per gli onesti. Quindi non è vero che essere onesti è qualcosa di stupido. Gli stupidi sono onesti. Purtroppo nella nostra società essere onesto significa essere una persona poco intelligente certe volte. Non è così. La parola del Signore ci invita a essere onesti. E dice qui che appunto sono promesse delle grandi benedizioni per chi è misericordioso e per chi ha pietà ed è giusto. Cerchiamo di provare anche noi questa grande gioia già da oggi osservando uno dei 10 comandamenti del Signore, cioè il sabato. Chiediamo al Signore in preghiera di aiutarci a comprendere cosa significa fino in fondo
l'osservanza del sabato. Più volte questo giorno e questo comandamento sono stati fraintesi, sono stati capiti male. Lo apprendiamo nelle pagine del Vangelo, come Gesù rimprovera i farisei, gli scribi, i sacerdoti, perché avevano reso questo giorno a dir poco quasi insopportabile, un giorno dove c'era meno libertà di altri giorni. Il sabato non è un giorno dove abbiamo poca libertà, anzi il sabato è un giorno dove abbiamo più libertà perché abbiamo più tempo libero per dedicarci al Signore. Gesù dice: la verità vi farà liberi, e la verità è Gesù stesso. Chiediamo quindi al Signore come usare bene queste ore di sabato e non sprecarle dietro sciocchezze, cose che non ci servono e che comunque potremmo dedicare il tempo durante gli altri giorni della settimana. Signore, sei ringraziato perché ci hai donato questo giorno e perché ci doni la tua parola. Io vi auguro a voi tutti ancora una buona giornata di sabato e il Signore vi benedica. Amen.